Buonasera cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 18 gennaio 2018. Questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Michele Gesualdi, addio all'uomo simbolo della lotta per il biotestamento. Fate presto, disse il suo grido disperato alla politica. Aveva scritto al Parlamento per chiedere una legge sul testamento biologico, trasformando il suo dramma in una battaglia civile. Perché Michele Gesualdi, allievo prediletto di Don Milano ed ex presidente della provincia di Firenze, era da tempo malato di SLA. È morto oggi a 75 anni. Come tutti i malati terminali, negli ultimi 100 metri aveva scritto nel suo appello ai presidenti di Camera e Senato: prego volto Dio e a volto sembra che risponda. Hai ragione tu, le offese a me sono altre, tra queste le guerre e le ingiustizie sociali perpetrate a danni dell'umanità. Così aveva scritto. Pensioni con l'abolizione della Fornero, assegni INPS più bassi fino al 20% e maggiori spese per 20 miliardi l'anno. Sia il centrodestra, nonostante i dubbi di Berlusconi, sia il Movimento 5 Stelle propongono di smantellare la riforma del 2011 e permettere a tutti di lasciare il lavoro dopo 41 anni. Ma già oggi ci sono 38 over 65 ogni 100 cittadini in età da lavoro e nel 2050 saranno 70. Così, senza documento dell'età di uscita, l'aspettativa di vita sarebbe a rischio i conti pubblici e l'importo delle prestazioni calerebbe fino a meno del 50% dell'ultimo stipendio. Dell'Utri, la decisione sulla scarcerazione dell'ex senatore è slitta dopo le elezioni. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha dovuto rinviare al prossimo 8 marzo il processo di revisione dell'ex senatore di Forza Italia, condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno a Cosa Nostra e attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia. Elezioni, Boldrini contro D'Alema. Governo del Presidente? Così disincentivano le persone ad andare a votare, dice. L'intervista dell'ex Premier al Corriere della Sera non è stata presa bene all'interno di Liberi e Uguali. La Presidente della Camera ha detto che i problemi si risolvono sui programmi e sulle idee. Non andiamo a riempire un vuoto. Qualsiasi previsione rischia di essere solo un esercizio. Critiche anche da Civati e Fassina. Apple e Samsung, l'antitrust indaga su obsolescenza programmata, sfruttate carenze per ridurre le prestazioni. L'autorità fa sapere di aver effettuato accertamenti ispettivi presso le sedi dei professionisti per i quali si è avvalsa della collaborazione del nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza, assistito per i profili tecnici delle operazioni dai militari del nucleo speciale frodi tecnologiche dello stesso corpo. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.